memoria. Chi mangia una volta, chi tira il bersaglio, chi vuole l'aumento, chi gioca a Sanremo, chi porta gli occhiali, chi va sotto un treno, chi ama la zia, chi va a portare via. Alcune cose, questa festa, come dicevamo, ha affrontato un dibattito politico a tutto campo, ha permesso alla Federazione della Sinistra di continuare e rafforzare l'interlocuzione politica con appunto i soggetti sia politici che sociali che sindacali che di movimento di questa città, di questa regione e di questo paese. Abbiamo di fronte
una stagione dura, una stagione difficile che si apre però all'insegna, io credo, di elementi di resistenza e di riscatto importante. Il primo sarà il 16 di ottobre, una manifestazione fondamentale dentro la quale come Federazione della Sinistra dobbiamo e costruiremo il massimo livello di mobilitazione, il massimo livello di visibilità di questa manifestazione. Perché c'è bisogno in questo Paese di ricostruire una rappresentanza politica del mondo del lavoro, che oggi è solo ed impoverita e il sindacato da solo non ce la fa. Quindi la politica oggi è chiamata a fare la propria parte e noi vogliamo rispondere appunto positivamente. Costruiremo, oggi c'è stato un bel attivo qui dei compagni e delle compagne di Roma, costruiremo le condizioni perché quella manifestazione sia grande, importante, fare i comitati di partecipazione, i comitati 16 ottobre, mantenere quella data anche dopo il 16 ottobre, fare dei comitati permanenti il 16 ottobre, che siano simbolici. Ma questo, compagni e compagni, dire che partiamo da lì non significa, come qualcuno ci dice, voi siete quelli solo della classe operaia. Intanto non sarebbe poca cosa essere quelli della classe operaia. Cari compagni e cari compagni, è stata una grande e bellissima festa ed è una svolta per la Federazione della Sinistra e per tutti noi. Io mi associo naturalmente ai ringraziamenti che ha fatto Fabio e voglio aggiungere il ringraziamento a lui, ad Alfio, agli altri compagni di Roma che hanno mostrato grande spirito unitario, grande capacità di lavoro per mettere, organizzare questa festa che appunto, come veniva ricordato, ci sembrava quasi una scommessa all'inizio. E mi ha ridato tanta fiducia e tanta speranza, perché se questa festa ha potuto funzionare così bene è perché vuol dire che c'è ancora chi crede nelle nostre idee, c'è militanza, c'è partecipazione al dibattito, c'è chi è convinto che la politica sia una cosa bella e giusta se ci si batte per i propri ideali. In questa festa noi abbiamo avuto la presenza intanto di una interlocuzione politica molto importante. Partito Democratico, Sinistra e Libertà, i Verdi, l'Italia dei Valori sono venuti qui manifestando rispetto, interesse, attenzione rispetto alle nostre idee, pur nelle diversità che ci sono naturalmente e sono molto rilevanti. Abbiamo avuto i massimi esponenti del sindacato, il segretario della CGIL, il segretario della Fiat. Abbiamo avuto personalità importanti della cultura italiana di sinistra e progressista e abbiamo avuto la realtà delle lotte, dei movimenti sociali, di chi non si rassegna alle sopraffazioni e alle proteste. È un bel segnale, è il segnale che ci dice che possiamo cambiare pagina e devo aggiungere che è un segnale che viene anche da tanti luoghi d'Italia. Ci sono state tante feste, ad alcune sono stato presente direttamente con una presenza, con una capacità di militanza, con uno spirito unitario, con una partecipazione ai dibattiti davvero in attesa. Possiamo ripartire allora ed è importante ripartire perché c'è bisogno di noi. Ci attende un autunno di lotta e di iniziativa sociale, intanto stando sempre con i ceti popolari, con chi soffre e con chi si batte. Noi avremo, è stato già ricordato intanto, questo appuntamento molto importante, la manifestazione del 16 accanto ai lavoratori della Fiat che danno a tutto il Paese una lezione di dignità e di serietà. C'è una classe operaia che non si rassegna, che combatte e che difende a testa alta i diritti e la democrazia di tutti noi, non soltanto loro. Avremo il nostro congresso che si concluderà a Roma alla fine di novembre, in cui costituiremo la Federazione della Sinistra. Sarà preceduto da congressi territoriali, io sono sicuro che saranno dei bei congressi di discussione politica, perché naturalmente la discussione politica è necessaria, ma anche di apertura all'esterno, di apertura alle tante persone di sinistra che ci sono in Italia, che si guardano intorno, che ci interrogano,
che vogliono fare politica, tornare a fare politica a sinistra, fatela insieme a noi, diciamo, a partire da questo congresso, al quale ci si può iscrivere, si può partecipare direttamente per concorrere al nostro grande ideale, alla nostra grande speranza, ridare all'Italia una forza politica della sinistra degna di questo nome, che abbia il coraggio di dire da che parte sta, che abbia il coraggio di dire che critica questa società capitalistica che è la causa, la ragione di tanti mali e di tante sofferenze. E c'è una crisi politica ormai evidente. Noi non sappiamo come andrà a finire questa disgustosa contesa interna al centrodestra. Il berlusconismo politico è in difficoltà, ma può avere colpi di coda molto inquietanti. Bisogna vigilare. E c'è una connessione, un raccordo più stretto che mai. Vedete il presidente di Confindustria Marcegaglia che gli dice: ma perché litigate fra noi, fra voi? Continuate che state facendo così bene i nostri interessi, continuate a governare, andate avanti. E allora accanto alla mobilitazione sociale, accanto al nostro impegno con i lavoratori, con i pensionati, con chi lavora nella scuola e nell'università ed è colpito dai provvedimenti di questi ministri, sviluppiamo anche la nostra iniziativa politica. Noi abbiamo detto che indichiamo due obiettivi. Primo, attraverso la federazione, a partire dalla federazione, ridare all'Italia una forza politica della sinistra che riprenda antiche e gloriose tradizioni, perché le due questioni sono strettamente legate fra di loro. E allora battaglia per ridare all'Italia la sinistra che sia dalla parte del mondo del lavoro, battaglia per costruire un'alleanza per la Costituzione che mandi a casa Berlusconi e Bossi, che crei un'altra fase della vita politica italiana, nella quale la sinistra possa essere presente da protagonista a testa alta e dire la sua e combattere le sue battaglie. Bene, se possiamo fare tutto questo, se si apre questa stagione difficile, impegnativa, ma che ci vede tornare in campo, lo dobbiamo innanzitutto a chi ha continuato a credere, pur nelle difficoltà, pur nei problemi, nella militanza politica, nella partecipazione alla vita politica attraverso i partiti, attraverso i soggetti politici. Noi sappiamo benissimo che tutta questa festa non sarebbe potuta accadere se non ci fossero tante compagne e tanti compagni che chiedono però a noi di dare una risposta in positivo a chi ha il privilegio e la fortuna di dirigere questo nuovo soggetto politico, di dare una risposta seria, vera, di evitare gli errori del passato, di evitare le divisioni, di evitare i contrasti, di stare tutti insieme in questa battaglia difficilissima ma importante. Possono cambiare le cose in Italia, devono cambiare le cose in Italia, perché non se ne può più. Perché questo accada occorre che ci sia una sinistra in campo. Vogliamo questa federazione perché possa essere la premessa, il primo lancio di questo nuovo soggetto della sinistra politica. Anche noi siamo all'inizio di un percorso, ma se avremo la tenacia, l'orgoglio, la coerenza, la serietà che si sono manifestati in questa festa, tutti, dai compagni dell'Istenda, quelli che hanno fatto i dibattiti, a chi è venuto e chi ha partecipato, ce la potremo fare, ce la potremo fare. Viva l'unità della sinistra, viva il mondo del lavoro, viva la Costituzione italiana.